Ciao anime belle e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi vuole essere una condivisione di pensieri, emozioni e sensazioni. Non l'ho programmato, semplicemente per me condividere qualcosa è molto terapeutico e ho pensato che forse può essere utile anche a qualcuno di voi. Vi ho scritto un post su Instagram parlandovi di quello di cui andrò a parlare oggi e molti di voi hanno iniziato a raccontarmi la loro storia e quindi ho pensato che forse parlarne non fa bene soltanto a me. Ieri era il 6 marzo e erano 17 anni che il mio papà ha lasciato il corpo, quindi che è volato via, diciamo, e che è morto, quello che vogliamo, ognuno definisce nel suo modo, insomma, per me, a me piace dire ha lasciato il corpo. Fatto sta che sono 17 anni che il mio papà non è più qui e per me è sempre una giornata un po' pesante, diciamo, nel senso che io mi sono svegliata ieri mattina e non ci avevo neanche pensato, sinceramente, non è che mi sono svegliata sapendo che giorno fosse, però mi sentivo già strana, insomma, è sempre una giornata un po' strana per me. E poi diciamo che ci ha pensato il calendario a ricordarmi che giorno fosse perché io mi sentissi così strana. E la cosa che mi ha fatto pensare è stato il fatto che ieri avevo una lezione di yoga come insegnante e avevo programmato ancora la settimana scorsa, avevo preparato la lezione, avevo creato una lezione sulle fondamenta e sulle radici, no? Ed è pazzesco nel senso che non ci avevo minimamente pensato a che giorno fosse, eppure le cose arrivano, no? I messaggi arrivano in questo modo. So che ogni perdita, ogni lutto, ogni dolore è diverso, però ho pensato che condividere le mie sensazioni forse può fare bene a qualcuno di voi che ha vissuto o sta vivendo qualcosa del genere. E io ricordo che ero molto molto arrabbiata, sia da piccolina, quando è successo, io avevo 5 anni. Potete immaginare che non è che neanche riuscissi molto a razionalizzare. Ma sia crescendo, la mia sensazione era quella di rabbia, nel senso che non mi sembrava proprio giusto. E come ho scritto anche su Instagram, non so bene cosa significhi giusto, però perdere il mio papà non sembrava proprio giusto. E mi veniva data una spiegazione che è quella semplicemente fisiologica, ovvero la malattia che non lascia scampo, però per me non era abbastanza, io volevo semplicemente che mio papà tornasse e stesse con me, con la mia mamma, con mio fratello. E ovviamente mi emozionerò mille volte durante questo video, ve lo dico già. Crescendo poi ho realizzato che questa rabbia non mi portava a nulla. In realtà è stato soprattutto grazie allo yoga e al percorso spirituale che comunque sto facendo e al percorso sciamanico che ho realizzato che essere arrabbiata non faceva che allontanarmi in realtà da mio padre, nel senso che ovviamente riportarlo qui nella sua forma fisica non è possibile, purtroppo, e sebbene sia quello che ovviamente più desideravo e comunque anche ora mi farebbe molto piacere, naturalmente. Però è arrivata la realizzazione del fatto che noi siamo anime eterne, che siamo ben più di questo corpo, no? E so che questo è molto personale, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, però per me io credo fermamente che ognuno di noi sia uno spirito eterno, un'anima eterna e che questo sia un passaggio che facciamo alla vita terrena, alla vita corporea. E quindi ci sia ben più del corpo. E quindi nel momento in cui realizzo questo so anche che mio padre è qui e sta con me, a parte il fatto che vive in me, naturalmente, ce l'ho tatuato sulla schiena, però è qui con me, nel senso intorno a me, in tutto ciò che mi sta attorno, in tutto ciò che mi sta dentro, lui c'è. E questa è una grande realizzazione molto importante, anche se è ovvio che mi manca, nel senso mi manca la persona, mi manca abbracciarlo, tenerlo per mano, sentire la sua voce che non ricordo neanche com'è. E queste sono cose a cui purtroppo non si può trovare un rimedio, diciamo, nel senso che non può tornare in forma di corpo e quindi attaccarsi a queste sensazioni, a queste emozioni di rabbia purtroppo non porta a nulla, ma per fortuna, anzi direi, però è ovvio che la mancanza, quella ci sarà sempre, nel senso è normale che ci sia ed è anche giusto che ci permettiamo di viverla, no? Che io mi permetta di viverla. Realizzazione del fatto che siamo ben più di questo corpo e che quindi possiamo sentirci anche se non fisicamente, non con le mani, non con gli abbracci, non con i sensi, è una cosa tanto tanto bella, tanto tanto importante. A me capita spesso di sognare il mio papà o di vederlo durante le mie meditazioni e so che è lui perché lo sento, no? E vedo i suoi occhi, lo riconosco.
ed è bellissimo, veramente. Non è la stessa cosa di averlo qui fisicamente, perché io sono in un corpo umano e lui non è più in un corpo umano, quindi è una cosa molto diversa. Naturalmente manca proprio quello che è il tocco, l'abbraccio, e però so che se voglio posso sentirlo, e so che è qui, insomma, so che è qui con me, so che mi vuole tanto bene e mi fa sentire il suo amore. Il fatto è che più io lascio andare questa rabbia che ho avuto dentro per tanto tempo, e comunque ancora sicuramente ne ho, nel senso che è un lungo percorso quello di lasciare andare la rabbia, e più sento di riuscire ad avvicinarmi comunque a lui e a me stessa anche, nel senso che l'accettazione del fatto che quello che è stato e non c'è un vero motivo, nel senso, io per tanti anni ho voluto una motivazione, una spiegazione, e a volte non c'è, semplicemente non c'è, le cose succedono, scusatemi, le cose succedono e trovare, cercare una motivazione, una ragione ci porta veramente a perdere la via, a perdere la strada, nel senso, è normale che succeda, è normale che ognuno di noi cerchi una motivazione, però ad un certo punto quello che per me ha fatto veramente la differenza è stato il lasciare andare, il rendermi conto che è successo, e che io trovi o meno una motivazione non cambierà le cose, che io trovi qualcuno a cui dare la colpa o qualcosa a cui dare la colpa non cambia le cose. Mio papà non è più qui in forma di essere umano, e non cambierà nulla, non è... Io posso cambiare il modo in cui io mi sento, in cui io sento lui. Non posso cambiare il fatto che lui non sia più qui, in forma di essere umano, di corpo umano. E quindi quello che posso fare è cercare di creare uno spazio per la mia guarigione, per la guarigione della mia anima, per lasciare andare questa rabbia e per sentire lui, per sentire il suo spirito, per sentire comunque il suo amore, che so che c'è ed è tanto. E queste sensazioni arrivano proprio dal lasciare andare, nel momento in cui io lascio andare questa rabbia, queste emozioni negative, che vogliamo etichettare come negative, insomma, queste emozioni che non mi portano da nessuna parte, riesco proprio a sentire il mio avvicinamento, sia a me stessa, sia a lui, sia al mio papà. Ed è stranissimo pensare che sono 17 anni che io non vedo il mio papà, che non lo abbraccio, che non lo sento, che non sento la sua voce. E per questo il 6 marzo è sempre una giornata un po' strana, perché è il giorno in cui io mi ricordo da quanto tempo non lo abbraccio. Mamma mia, il video più difficile che abbiamo mai fatto. Il messaggio che voglio dare io oggi attraverso questo video è che, per quanto sia veramente difficile a volte lasciare andare, è il primo passo per la guarigione. Ed è il primo passo anche per avvicinarci alle persone che abbiamo perso e ritrovare una connessione con loro che vada al di là del contatto fisico, del vedersi, del parlarsi, e che si basa di più sul sentire. E so che molti magari non credono che ognuno di noi sia uno spirito eterno, molti credono che una volta che lasciamo il corpo finisce lì, e va bene, ognuno è libero di credere quello che vuole, ovviamente, quello che quello che vi fa stare meglio, diciamo, nel senso, non sono di certo io ad avere la verità in mano. Però quello che penso io è che anche se fossimo soltanto un mucchietto di atomi, va bene anche così, nel senso che anche solo il pensiero che gli atomi che una volta componevano il mio papà ora siano diventati qualcos'altro di vivo e che fa parte di questa terra, anche questo per me è un ciclo che continua, no? Non è una fine, anzi. E quindi ovviamente ognuno crede quello che vuole, però quello che io veramente voglio condividere con voi oggi è il fatto che, per quanto sia difficile veramente perdere una persona, perdere un caro, perché anche perdere un animale è veramente difficile, perché ci manca la sua presenza, la sua voce, il contatto con loro, ed è giusto lasciarsi vivere la propria rabbia, le proprie frustrazioni, le proprie emozioni, a un certo punto arriva il momento di lasciare andare la sensazione che ci sia qualcosa di ingiusto, che ci voglia una motivazione, che tutte queste sensazioni non ci portano a nulla. È il momento di lasciare andare e creare uno spazio per se stessi, uno spazio per guarire e anche uno spazio per la gioia, uno spazio per la felicità, anche in relazione a qualcosa di così doloroso, no? Perché ora io quando sogno il mio papà di notte, oppure quando meditando lo incontro,
che poi che sia una proiezione della mia mente o che sia davvero lui, non è importante, veramente non è importante, perché in questo momento io mi sento pronta ad accoglierlo, non mi sento più piena di rabbia anche nei suoi confronti per essere andato via, anche se so che non è, cioè non è colpa sua, ne sono consapevole, però istintivamente c'era anche quella, no? Quindi il fatto di lasciare andare la rabbia, lasciare andare le frustrazioni e semplicemente accogliere me stessa, accogliere le mie emozioni, mi permette di accogliere anche lui e di ritrovare un contatto con lui in forma diversa da quella che c'era. Vorrei concludere questo video leggendovi il post che ho scritto ieri su Instagram, perché penso che riassuma bene un pochino quello che intendevo dirvi oggi. Non so se dal video, se da questo video si ha un qualche senso, diciamo, era proprio una condivisione sicuramente terapeutica per me, che spero possa portare qualcosa di buono anche a qualcuno di voi. Quindi, quello che ho scritto ieri è: sono passati 17 anni da quando mio papà ha lasciato il corpo. 6 marzo 2001. Ero arrabbiata, mi sembrava così ingiusto. Non sapevo esattamente cosa giusto significasse, ma perdere il mio papà non lo sembrava proprio. Volevo tanto che tornasse per stare con me, con la mia mamma e con mio fratello. Per la lezione di yoga di oggi ho preparato una sequenza concentrata sulle fondamenta, sulle radici. Non l'ho fatto apposta, mi è semplicemente venuto spontaneo e stamattina ho realizzato che giorno è oggi. Ti sento, universo. Lascio andare la rabbia, perché so che non porterà a nulla. Creo spazio per la guarigione della mia anima. Lo so che ci sei, papà. So che hai soltanto lasciato il corpo fisico. Credo fortemente che ognuno di noi sia uno spirito eterno. Vivi in me, vivi in tutto ciò che mi circonda. A volte vorrei tanto abbracciarti, prenderti per mano e sentire il tuo corpo fisico, ma so che non è possibile. Così ti cerco nei miei sogni e nelle mie meditazioni. Ti sento, guardo i tuoi occhi luminosi e sento il tuo amore. Grazie per essere qui, anche se non posso vederti. Ti voglio bene, la tua bambina, Nagi. Penso che questo sia uno dei video più difficili che io abbia mai fatto e spero davvero che sia di aiuto per qualcuno di voi. Lo so che siete abituati a vedermi sempre super positiva e super felice, e anche se magari non sembra perché sto piangendo, io sono veramente serena in questo momento, mi sento veramente serena in questo momento, e so che anche queste lacrime sono un lasciare andare, un permettermi di lasciare andare. Se vuoi condividere qui sotto qualcosa con me, una tua storia, i tuoi pensieri sulla perdita, sul dolore, sul lasciare andare, su qualsiasi cosa, io sono qui e ovviamente ti leggo super volentieri, ti ascolto, e credo che anche unirsi e supportarsi a vicenda, chiedersi aiuto a vicenda sia tanto tanto importante anche nel superare un dolore e trovare un po' di spazio per la serenità. Quindi io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Spero abbia avuto un qualche tipo di senso, non lo so, lo scoprirò editando. Grazie di cuore per il supporto e per l'amore che mi inviate sempre, che mi avete inviato ieri sotto il mio post. E vi mando un abbraccio grande, grande, grande. E voglio dirvi che non siete soli, nessuno di noi è mai solo, non siete soli, mai. Vi abbraccio forte. Ciao!